Tino, sai che su questa cosa della pandemia, delle misure, di tutto il resto, la comunicazione è un po' appiattita. Vorremmo capire qual è la posizione del professor Schittulli, l'esimio professor Schittulli, in merito a questa situazione, all'evoluzione che ha avuto questa situazione. Ma io credo che il periodo critico sia ormai superato. Del resto l'unica arma vincente che noi oggi abbiamo è il vaccino. Vaccinarsi significa prevenire la possibilità di sviluppare la pandemia, di continuare con la pandemia Covid, che diventerebbe poi epidemia Covid. Non dobbiamo trascurare però che esista anche una pandemia cancro e che i morti di cancro nello stesso periodo del Covid sono stati molto di più. Abbiamo 183.000 decessi per cancro rispetto ai 120.000 cosiddetti morti di Covid. Dico cosiddetti morti di Covid perché certamente saranno morti anche di Covid, ma non solo di Covid, mentre gli altri sono morti di cancro. Allora dobbiamo ritornare con buon senso a riprendere la nostra socialità, la nostra vita quotidiana, a ritornare liberi come prima. Io direi che il terrorismo, il panico che si è inculcato nella gente oggi vada un po' rivisitato, perché possiamo ritornare alla normalità gradualmente, ma lo possiamo fare e dobbiamo farlo. Perché... Da dove dobbiamo cominciare, professore? Secondo lei qual è la misura che adesso ormai è superflua in questo periodo? Ritornare alla vita quotidiana di prima, con sia pure con prudenza, vaccinati, ma ritornare alla vita. L'uso della mascherina? Ma l'uso della mascherina deve essere anche qui eseguito con buon senso. Con buon senso che significa? Che se io sono in un contesto di 10 persone ravvicinate tra di loro, allora è bene e opportuno usare la mascherina. Ma se io sono a una distanza di un metro da una persona all'altra, non è inutile. Non credo che in una manifestazione tipo questa all'interno, se uno mantiene la distanza, lei ritiene che possa servire ancora la mascherina o no? Ma noi stiamo portando avanti questa battaglia anche per quanto riguarda le sale cinematografiche, che giustamente devono riaprire, i teatri, le stesse scuole. Io dico che bisogna usare soltanto prudenza e basta. Pare, buon senso. Pare che nell'anno scorso di influenza non sia morto nessuno. Nessun decesso invece... di influenza, neppure nel 2020. E questa la dice lunga su come invece... sia stata data un taglio netto, quasi un creare non solo allarmismo, non solo paura, ma poi panico anche. E la gente è schizzata, c'è gente davvero schizzata che teme davvero di poter morire ancora oggi di Covid nonostante il vaccino. Negli ospedali addirittura ancora oggi ci sono delle prestazioni, dei reparti, degli accessi che sono probabilmente un po' eccessivamente protetti. Io direi troppo protetti e poco umanizzanti, nel senso che stiamo perdendo quel rapporto anche di umanizzazione che deve esserci sempre tra un paziente e quindi tra una patologia. Del resto sono tutte più o meno severe le patologie per le quali una persona si ricovera, e il proprio habitat familiare. Io sono dell'avviso che anche lì, anche negli ambienti, con la prudenza, con buon senso, ma anche negli ambienti ospedalieri debba esserci un contatto tra il paziente e il proprio caro.